Un saluto a tutti i video ascoltatori Italia Medievale. Oggi presentiamo una, eh, diciamo, gli atti del seminario internazionale di studi che si è tenuto a Certaldo Alta nella casa di Giovanni Boccaccio il 10 e l'11 settembre del 2020, e che ha per titolo Intorno a Boccaccio, Boccaccio e dintorni. Pubblicato da pochissimo da Firenze University Press, è curato dalla professoressa Giovanna Frosini, o Frosini, che l'accento non so mai bene dove cade, ma mi correggerà la professoressa, alla quale io lascio subito la parola per non rubare altro tempo, perché di cose da dire ce n'è parecchie. Prego, professoressa, a lei. Grazie, grazie, ringrazio moltissimo per questo invito. Eh, L'Associazione Italia Medievale, un invito che mi fa molto piacere, che ho accolto con grande piacere. Eh, la pronuncia del mio nome varia a seconda delle parti d'Italia, diciamo che nella Toscana di cui sono originaria, si pronuncia con l'accento sulla O. Ma appena fuori Toscana, che sia nord o sud Italia, eh, viene più eh, frequentemente pronunciato con l'accento eh, piano, ma insomma è lo stesso, va bene in ogni, in ogni modo. Dunque, eh, con molto piacere, ecco, lo faccio vedere, magari, eh, questo volume, la copertina di questo volume, faccio, lo faccio vedere nella versione cartacea, cioè come vero e proprio libro, perché come poi dirò, appunto è anche un volume, un'opera liberamente accessibile, messa a disposizione di tutti in open access e per presentare, per introdurre questo volume di atti di cui già sono state date le coordinate fondamentali, vorrei però cominciare eh, presentando l'istituzione eh, che eh, organizza il seminario, di cui appunto questo volume rappresenta poi la traduzione, diciamo in forma scritta anno per anno. Quindi, penserei di organizzare la mia presentazione in due parti, introducendo prima l'ente nazionale Giovanni Boccaccio e passando poi a parlare più direttamente della struttura e dei contenuti di questo volume. Dunque questo volume eh, appunto pubblicato nei primi mesi di questo anno è l'ultimo di una serie che è iniziata nel 2015, eh, il volume del 2015 che aveva già lo stesso titolo si riferiva al seminario eh, svolto l'anno precedente, nel 2014, e che ha rappresentato l'inizio, diciamo, di questa consuetudine del seminario internazionale. Eh, Dall'edizione del 2019, eh, si è formata, si è costituita una vera e propria collana editoriale che viene pubblicata dalla FUP, dalla Firenze University Press. I volumi sono tutti disponibili liberamente, scaricabili eh, liberamente da tutti in, nel formato digitale e naturalmente per chi vuole rimane anche la possibilità di acquistare il volume cartaceo. Dunque l'ente Boccaccio è eh, un ente vigilato dal Ministero dei Beni Culturali che è stato fondato intorno alla metà del Novecento, quindi diciamo a circa una sessantina di anni di attività e fu fondato eh, nel periodo post bellico, nel momento della riapertura della Casa di Boccaccio. La casa di Boccaccio aveva subito gravissimi danni durante appunto il secondo conflitto mondiale, eh, fu restaurata, riaperta, e da allora è stata ed è tuttora il cuore dell'attività dell'ente Boccaccio. Possiamo dire che l'ente Boccaccio non soltanto ha la sua sede nella casa di Boccaccio, ma eh, davvero insomma, stabilisce con la casa di Boccaccio un rapporto di solidarietà di vita. Ecco per dir così, la casa. Di Boccaccio, ad esempio, ospita la biblioteca dell'ente Boccaccio. Eh, D'altra parte, questo non è altro che la conseguenza e il riflesso del legame profondo, storico che c'è stato tra Boccaccio e il suo paese. Certaldo, anzi, per l'esattezza, la parte appunto alta di Certaldo, la parte medievale, la parte antica, che tra l'altro è un luogo di straordinaria bellezza che mi permetto di invitare tutti a visitare. Ecco perché conserva davvero le caratteristiche del borgo medievale. La campagna che si apre intorno a Certaldo Alta eh, e conserva i tratti di una campagna toscana antica, quale possiamo trovare eh, nei, negli affreschi e nelle opere di Simone Martini a Siena per esempio e d'altra parte sappiamo che dei, dei tre grandi autori del trecento cioè Dante Petrarca e Boccaccio è Boccaccio l'autore che più direttamente è collegato davvero ai paesi alle terre eh, non solo d'origine ma a toscane e anche a Firenze perché in fondo Dante è vissuto per vent'anni eh, della sua vita per l'appunto i vent'anni in cui ha scritto la commedia fuori Firenze e in buona parte anche fuori della Toscana. Quanto a Petrarca sappiamo benissimo che in pratica non ha mai vissuto a Firenze, insomma che pure era la città d'origine della sua famiglia. Invece Boccaccio è stato profondamente legato a Firenze, ha vissuto a lungo a Firenze ed è stato profondamente legato a Certaldo, che è il paese in cui forse è nato. È il paese in cui certamente si è ritirato alla fine della vita ed è morto, eh, dove ha copiato di sua mano l'ultima versione del Decameron, del suo capolavoro, in un manoscritto che oggi si trova conservato a Berlino e dove appunto è stato sepolto nella chiesa dei Santi Jacopo e Tommaso, che è lì proprio vicina a Casa Boccaccio. Ecco, l'ente Boccaccio eh, ha avuto come compito fino dalla sua istituzione. Eh, quello di promuovere gli studi su Boccaccio, di promuovere la costituzione di una biblioteca specializzata e anche la di cooperare, di collaborare alla tutela del paese di Certaldo del, del luogo appunto originario eh, di Boccaccio. E questo è un dato direi molto significativo perché lega l'attività scientifica dell'ente Boccaccio anche ad una realtà proprio civile, no? di tutela, di promozione, che mh, va al di là dello stretto eh, ambito specialistico e scientifico. Faccio un esempio: Casa Boccaccio spesso ospita le eh, letture recitate delle novelle di Boccaccio che vengono fatte sistematicamente durante tutto l'anno, in particolare da una compagnia che si chiama eh, Ora Nona, da un'associazione teatrale e che realizza un tipo di lettura assolutamente fedele, filologica, delle, eh, delle novelle di Boccaccio. Ecco, Casa Boccaccio ospita una biblioteca mh, veramente specializzata, in modo particolare sul delle traduzioni del Decameron in lingua straniera in molte lingue straniere e anche sulle traduzioni figurative dell'opera di Boccaccio quindi questo è anche un invito appunto a visitare non solo la casa di Boccaccio ma ad approfittare di questo patrimonio librario molto interessante notevole eh, che la biblioteca mette a disposizione degli studiosi ora in modo particolare Soprattutto negli ultimi anni, con la presidenza di Stefano Zamponi de degli ultimi dieci anni, quindi un paleografo insomma, di fama e che a lungo ha studiato, si è occupato di Boccaccio, l'attenzione dell'ente Boccaccio si è... Particolarmente rivolta ai giovani studiosi. Ecco, questo mi preme molto sottolinearlo perché è lo sfondo, diciamo, che poi ci permette di arrivare a capire come è fatto questo volume di, di atti e tutti quelli che l'hanno preceduto finora e tutti quelli che noi insomma speriamo come Ente Boccaccio possano proseguire, possano esserci in futuro. Ai giovani studiosi di Boccaccio è dedicata una settimana di scuola estiva, si è appena svolta quest'anno, l'ultima settimana di giugno, eh, dove le, eh, diciamo, la partecipazione dei giovani che sono laureandi, laureati, dottorandi, dottori di ricerca viene messa a confronto con studiosi di Vaglia, con studiosi più avanzati, più maturi, per, proprio perché si crei una situazione di colloquio, di scambio, che possa essere davvero, davvero utile, davvero proficuo nell'indirizzare le ricerche dei giovani studiosi. Gli studiosi, diciamo, più eh, avanzati possono mettere a disposizione la loro esperienza, le loro conoscenze, ma come sempre accade in questi casi, poi le idee nuove eh, sono eh, affidate ai giovani, no? sono loro che devono portare, che porteranno avanti gli studi eh, futuri su Boccaccio, è nelle loro mani no? il destino di tutte le nostre conoscenze e della nostra scienza, anche della scienza umanistica. Quindi la scuola estiva... C'è poi un premio riservato sia alla tesi magistrale che alla tesi, a una tesi di dottorato di particolare valore e poi appunto arriviamo a questo seminario. Questo seminario che è appunto eh, volutamente eh, destinato in primo luogo, in via prioritaria, agli studiosi giovani. E devo dire che se guardiamo, insomma, oggi... A queste edizioni che già si sono tenute ininterrottamente dal 2014 a oggi. Dobbiamo dire che ha avuto una insomma, ricezione, un'accoglienza di cui possiamo essere contenti. E questo eh, dal momento che abbiamo deciso di pubblicare sempre gli atti, di raccogliere sempre i contributi in forma scritta in un volume, questo lo possiamo poi anche e lo abbiamo verificato perché eh, questi volumi intorno a Boccaccio, eh, Boccaccio e Dintorni, eh, sono sempre più citati. Ecco, nella bibliografia. Su Boccaccio e su tutto ciò che si muove intorno a questo grande autore. Perché questo titolo? Ecco, che può forse suscitare no? qualche curiosità. Ecco, è un titolo volutamente doppio, volutamente ancipite. Perché ehm, i contributi che sono presentati a questo seminario riguardano certamente Boccaccio, riguardano la, la biografia, riguardano le opere di Boccaccio, ma riguardano anche tutto quello che si muove intorno a Boccaccio e nei dintorni di Boccaccio. Quindi, in maniera retrospettiva, le fonti, la formazione, la cultura, il retroterra culturale di Boccaccio e in forma anche eh, in dimensione invece successiva, quindi tutto quello che riguarda la trasmissione delle opere di Boccaccio, la sua fortuna, tutto, diciamo, il quadro interpretativo, esegetico che, che si è mosso fino, fino dalle origini, fino da, dall'età medievale, intorno alle opere di Boccaccio. Vorrei anche sottolineare, prima di passare, proprio di entrare, insomma, a presentare l'articolazione di quest'ultimo quest volume relativo al seminario, che si è tenuto nonostante la pandemia, perché diciamo nel settembre del 2020 abbiamo approfittato di un momento un po' meno, diciamo, sfavorevole, ecco, nei mesi della pandemia per poter svolgere eh, il seminario in presenza, perché questo seminario si è sempre svolto in presenza, proprio perché crediamo moltissimo che eh, lo scambio di idee, il colloquio diretto tra eh, i componenti del Consiglio scientifico, gli studiosi che vogliono intervenire e appunto questi giovani ricercatori, abbia un grandissimo valore. E lo vediamo anche poi questo nel passaggio dalla forma orale eh, della relazione alla forma scritta del contributo. Ecco, bisogna dire che tutto questo si inserisce in un periodo che è un periodo di grandissima fioritura eh, degli studi sul boccaccio. E questo certamente è stato favorito anche dall'effetto che ha avuto il centenario del 2013, il settimo centenario eh, della nascita di Boccaccio. Eh, L'anno scorso noi siamo stati un po' tutti travolti no, dal centenario dantesco. I frutti di questi anni centenari, i frutti veri, si misurano però negli anni successivi, cioè si misurano su una distanza medio-lunga. È negli anni che vengono dopo che si vede quali frutti veri ha dato il centenario in cui si ricorda un grande autore, un grande scrittore. E nel caso di Boccaccio bisogna dire che come già era accaduto per il centenario della morte nel 1975, ecco, anche il centenario del 2013 ha avuto davvero degli effetti positivi, ha favorito lo studio, eh, la preparazione di nuove edizioni dei testi di Boccaccio, testi latini, il De Montibus, testi volgari, uno su tutti ovviamente il più importante, cioè il Decameron eh, di cui Maurizio Fiorilla sta allestendo eh, la nuova edizione critica molto attesa naturalmente, ha favorito eh, lo studio delle fonti, ha favorito per esempio lo studio delle relazioni eh, di Boccaccio con Dante e con Petrarca. Ecco, e questo è un aspetto che è sempre presente nell'orizzonte degli studi su Boccaccio, perché Boccaccio è umanista, indubbiamente, è un uh, scopritore ed è un, uh, un artefice della uh, rinascita umanistica. E poi lo vedremo meglio attraverso alcuni di questi contributi. Però è anche vero che Boccaccio è fondatore, è il grande fondatore della tradizione volgare, nella quale lui vuole mettere sia Dante sia Petrarca. Eh, è una chiave di volta Boccaccio e come tutte le chiavi di volta, regge tante cose insieme, no? tiene insieme tante spinte e, e le, uni, le, le rende univoche, le concentra in una espressione sintetica, ecco diciamo così. Quindi Boccaccio è, eh, è copista delle opere di Dante, delle opere di Petrarca, è interprete, è esegeta, è autore ovviamente originale in prima persona e a tutto questo eh, dà un livello e un grado di consapevolezza che è Straordinario. Io faccio solo un piccolissimo esempio. Boccaccio è uno dei primi eh, a usare in maniera consapevole e carica di significato l'espressione fiorentin volgare, volgare fiorentino, che lui adopera, per esempio, nella introduzione alla quarta giornata del Decameron, che è un luogo del suo testo assolutamente fondamentale. Ecco, quando lui dice che il Decameron, che il suo libro è fatto di novellette scritte in volgare fiorentino, certamente dietro c'è una citazione dantesca, ma c'è anche una fortissima consapevolezza, perché questa espressione non era affatto comune al tempo di Boccaccio è la consapevolezza che esiste una tradizione di una nuova letteratura volgare e che fa centro, fa perno sul volgare fiorentino, eh, a cominciare appunto dalla tradizione di Dante. Allora io eh, vorrei appunto a questo punto presentare più direttamente eh, il volume. Naturalmente non potrò riassumere i contenuti di tutti i saggi, sia perché ci vorrebbe molto tempo, sia perché non vorrei sottrarre a chi eh, ci ascolta la curiosità di leggere direttamente niente può sostituire naturalmente una lettura diretta vi ripeto una lettura che è liberamente eh, accessibile a tutti basta andare sul sito della FUP, della Firenze University Press, cercare appunto l'icona, l'immagine, il titolo del volume e si può liberamente scaricare in formato PDF. Allora il volume raccoglie i saggi contributi di nove studiosi di, eh, che appartengono a otto istituzioni eh, universitarie di ricerca italiane e straniere. Eh, vorrei leggo i nomi di questi autori perché non vorrei dimenticarne nessuno, e li leggo nell'ordine in cui compaiono nel volume. Quindi, eh, questi studiosi sono Ester Baldi, Lorenzo Giglio, Chiara Ceccarelli, Marina Zanovi, Giulia Monaco, Gabriele Sciarri, Claire Chauvin, Chiara De Cesare e Tommaso Lombardi. Allora io in questo volume che mi pare anche guardando un po' tutta la serie, particolarmente ricco e anche vario, quindi ricco di una sua eh, intima varietà e di molti motivi di interesse, molte cose nuove, molti contributi nuovi, io individuerei quattro eh, diciamo nuclei fondamentali eh, intorno a cui si concentrano, ruotano eh, i nove contributi appunto presenti nel volume. Il primo nucleo riguarda certamente la relazione eh, di Boccaccio con Dante e su questo nucleo ruotano i lavori di Ester Baldi, Chiara De Cesare e Lorenzo Giglio che riguardano la presenza di Dante e l'imitazione di Dante nella Caccia di Diana, che è uno dei poemetti, diciamo, delle opere di poesia volgare di Boccaccio in terza rima, quindi uno dei delle opere in cui Boccaccio riprende questa strepitosa invenzione di Dante, metrica di Dante, che è la terzina, la terza rima, la rima eh, incatenata. E in questo saggio si mostra non solo la come funziona la ripresa della terzina, ma anche la ripresa proprio delle rime, eh, molte rime dantesche sono riprese da Boccaccio. L'altro contributo riguarda Boccaccio, commentatore di Dante, l'uso che Boccaccio fa delle fonti classiche nelle esposizioni sopra la commedia di Dante. E infine il terzo contributo riguarda Boccaccio, copista di Dante, copista della vita nuova in modo particolare. Allora qui vorrei fare un'osservazione generale perché il si tocca con... Il rapporto di Boccaccio con Dante è un punto veramente nevralgico. Eh, non è sbagliato, anzi è corretto dire che Boccaccio è il primo dantista della nostra tradizione letteraria, poi magari più avanti ce ne sarà, credo, un altro grandissimo che è Machiavelli, ma insomma indubbiamente in senso cronologico Boccaccio è eh, un grande, il primo grande dantista tutta la vita, tutta la produzione di Boccaccio è segnata dalla presenza di Dante. E oltre la presenza di Dante a livello, diciamo, tecnico nei suoi vari aspetti, c'è però molto di più, c'è veramente un culto di Dante da parte di Boccaccio. C'è veramente, vorrei dire un affetto profondo per Dante poeta, per il messaggio della poesia di Dante nella vita e nell'opera di Boccaccio. Ecco, e questo eh, diciamo viene fuori molto bene dai, da questi tre saggi, da questi tre contributi. Bisogna tenere presente infatti che non solo Boccaccio appunto riprende il metro, le rime di Dante nelle sue opere volgari, o anche nel Decameron, ehm, riprende anche a livello strutturale, per esempio, l'idea del numero 100, 100 Canti della Commedia, 100 Novelle del Decameron. Riprende l'idea di un inizio negativo con la novella di Ser Ciappelletto e di una fine invece di esaltazione della virtù con la novella di Griselda. Ma Boccaccio è stato anche copista di Dante, ha copiato le opere di Dante e ha copiato eh, le grandi, a cominciare dalle grandi opere volgari, cioè dalla commedia, la da vita nuova, le canzoni di Dante. E si è rifatto tre volte. Ci sono tre manoscritti autografi di Boccaccio in cui Boccaccio copia Dante. Questa è veramente la testimonianza forse anche più commovente no? della continua dedizione di Boccaccio a Dante. Boccaccio è stato il primo grande biografo di Dante, ha scritto il trattatello in laude di Dante con due redazioni. Boccaccio è stato il primo a leggere, a commentare pubblicamente Dante a Firenze. Fondo oggi siamo abituati a molti pubblici lettori. Sono stati Gasman, Carmelo Bene, più recentemente Vittorio Sermonti, per non dire poi di Roberto Benigni. Ma il padre di tutti questi è in realtà Boccaccio, perché Boccaccio fu ufficialmente incaricato a Firenze di leggere pubblicamente la Commedia. Poi dovette interrompere a metà circa dell'inferno, probabilmente per motivi di salute, dovette lasciare questo incarico che lui svolgeva nella chiesa di Santo Stefano in Pane, una chiesa del centro storico. Ecco, però questo ci dà anche la misura, diciamo, della, veramente della lunga fedeltà di Boccaccio a Dante. Il secondo nucleo, secondo e terzo nucleo, li metto ravvicinati che troviamo in questo volume riguardano le fonti di Boccaccio, le fonti appunto messe in opera eh, da Boccaccio scrittore e eh, per una particolare attenzione che si trova dedicata ad alcune opere di Boccaccio. Sulle fonti di Boccaccio hanno lavorato Chiara Ceccarelli e Marina Zanobi. Che si sono appunto occupate del modo in cui Boccaccio mette a frutto le fonti, fonti latine soprattutto, fonti classiche, in varie sue opere, per esempio nelle Genealogie o Genealogie come, come pronunciano i latinisti, Deorum Illustrium, che sono una delle sue opere, diciamo, di maggiore erudizione, o eh, in altre sue eh, opere di cui appunto eh, ci si occupa nel volume. E qui vorrei fare una sottolineatura generale, perché anche questo è un aspetto di grandissimo interesse nello studio di Boccaccio. Boccaccio è un lettore onnivoro della tradizione classica, è un lettore, in un certo senso si potrebbe dire, ecumenico, molto vario, molto meno selettivo di quanto era invece Petrarca. Eh, le letture di Boccaccio affiancano le grandi opere della Latinità, della classicità, eh, a opere, per esempio, di cronaca, eh, che per noi sono meno eh, diciamo, avvicinabili all'etichetta dei grandi classici, dei grandi autori della classicità. E questa passione di Boccaccio per l'antico, per la classicità greco-latina, ci è testimoniata da due manoscritti straordinari che sono chiamati Zibaldoni, perché appunto sono una sorta Marco Petoletti li ha definiti archivi della memoria. Cioè sono questi due grandi manoscritti conservati in due biblioteche fiorentine in cui Boccaccio copia, commenta, glossa, lascia le tracce dei suoi studi, dei suoi interessi, delle opere che ha letto, che ha studiato, che lo hanno affascinato, che hanno contribuito alla sua formazione. Ecco Boccaccio fu anche uno scopritore di testi classici, per esempio nella biblioteca dell'abbazia di Montecassino. Ma è stato soprattutto eh, un mediatore della classicità, Ed perché grazie a Boccaccio, certo anche a Petrarca, ma soprattutto con un impegno diretto di Boccaccio, che nell'occidente latino del secolo XIV si comincia a riscoprire il greco. E questo avviene la lingua greca, quindi la letteratura greca, quindi la possibilità di un accesso diretto alla classicità greca, che fino ad allora non c'era stato in tutto l'Occidente medievale latino. E questo avviene in un modo molto, molto pratico, nel senso che per due anni, tra il 60 e il 62, eh, Boccaccio ospitò a casa sua. Eh, un sapiente greco, Leonzio Pilato, uno studioso sapiente greco, a cui chiese di tradurre l'Iliade e l'Odissea dal greco in latino, facendo rientrare in questo modo i poemi omerici nella cultura dell'Occidente latino. Dante non aveva mai avuto accesso ai testi greci. Quando Dante nel ventiseiesimo dell'Inferno racconta la storia di Ulisse non l'ha letta direttamente nell'Odissea, perché l'Odissea era inaccessibile a Dante, come appunto a tutta l'Europa eh, latina medievale. Quindi siamo veramente con questa operazione di Boccaccio, siamo davvero a, a una svolta. Petrarca e Boccaccio inaugurano l'umanesimo, il nuovo umanesimo. Ecco, ci sono poi due saggi di Claire Chauvin e di Tommaso Lombardi. Che si soffermano in particolare su singole opere di Boccaccio. Per esempio, Claire Chauvin si occupa del Bucolicon Carmen, un'altra opera di erudizione latina di Boccaccio, e invece ehm, Tommaso Lombardi si occupa dell'Epistola XIII a Francesco Nelli. Ho lasciato per ultimi due, non ho seguito l'ordine. Eh, in cui sono nel, nel volume, l'ho lievemente alterato, diciamo, per concentrarmi appunto su qualche nucleo tematico. Ho lasciato per ultimi due saggi: uno di rilevanza filologica e l'altro di rilevanza linguistica. Eh, l'ho lasciato per ultimo anche perché è quello un pochino più vicino ai miei studi, insomma io eh, insegno storia della lingua italiana e quindi diciamo il saggio linguistico è quello eh, più direttamente vicino ai miei studi, ai miei interessi. E sono i saggi di Giulia Monaco e di Gabriele Sciarri. Dunque Giulia Monaco studia la tradizione, un aspetto naturalmente della tradizione manoscritta del Decameron, occupandosi in particolare di un manoscritto conservato alla Biblioteca Laurenziana di Firenze, un manoscritto del 400, e cercando di studiarne il, la collocazione, il posizionamento rispetto ai più autorevoli manoscritti del Decameron che appartengono invece al secolo XIV al 300. Quindi è uno studio tecnico, ma anche molto vivo, perché ci coglie ecco, uno dei momenti della trasmissione del Decameron. La trasmissione manoscritta del Decameron è una, un cantiere aperto, è una sfida molto complessa, si conoscono eh, oltre 50 manoscritti tre e quattrocenteschi del Decameron e oggi gli studiosi sono concordi nel ritenere che del Decameron esistono due versioni, una rappresentata da un codice oggi a Parigi e l'altra più tarda della, degli eh, ultimi anni di Boccaccio, rappresentata dall'autografo conservato a Berlino eh, a cui facevo riferimento all'inizio di questo discorso. Invece il contributo di Gabriele Sciarri riguarda un aspetto eh, linguistico del Decameron e eh, riguarda un aspetto grammaticale all'apparenza limitato, che è lo studio eh, dei diminutivi, dei vezzeggiativi. Che sono molto ricorrenti nella prosa di Boccaccio. E attraverso quindi uno studio particolare si offrono tutta una serie di riflessioni proprio sulla lingua di Boccaccio nel Decameron, che ci aiutano a entrare ne nel laboratorio, nello scrittoio, no? a, a seguire il processo di creazione di questa grande opera, che è un processo di creazione linguistica anche naturalmente oltre che eh, di contenuto. In fondo il Decameron è la prima grande opera in prosa della nostra letteratura trecentesca, eh, ben superiore, ben diversa rispetto a tutto quanto in prosa lo ha eh, preceduto. Ecco questo per concludere, mi permette anche di dire che eh, di gettare, diciamo così, un ponte tra gli atti di questo convegno. Poi mh, durante questo anno usciranno gli atti eh, del convegno che si è tenuto nel settembre del 21 e che sono affidati alla curatela di eh, Monica Bertè. È un ponte perché eh, ci tengo molto a sottolineare che... Mh, eh, presso le, l'ente Boccaccio eh, sono diciamo in progetto eh, una serie di eh, approfondimenti eh, sulle linee nuove eh, di ricerca intorno alle opere di Boccaccio per esempio per quanto riguarda le traduzioni visive figurative eh, del testo del Decameron eh, ci sono manoscritti importanti del Decameron che sono accompagnati da tutto un apparato di visualizzazione, eh, quindi di miniature, decorazioni e nello stesso manoscritto autografo Boccaccio aveva inserito dei piccoli disegni, ma è in progetto anche eh, una ricerca proprio di tipo linguistico, perché sulla lingua di Boccaccio abbiamo sì degli studi, degli studi anche importanti, ricordo soltanto un saggio famoso dedicato appunto alla lingua di Boccaccio di Alfredo Stussi, un grande maestro degli storici della lingua, ma anche Ancora non c'è uno studio sistematico e complessivo del lessico eh, di Boccaccio e del Decameron. Che cercheremo, insomma, di avviare appunto con l'aiuto dell'ente Boccaccio. È un argomento immenso, come dire. Immenso, immenso. E anche secondo me po po poco forse un po' sottovalutato, un po' sottaciuto rispetto, per esempio, alla fama di latte. No? E questa è una cosa che non va bene, bisogna correggere perché è boccaccio da quello che lei ci ha raccontato e da quello che sono le sue opere, la sua produzione, è una figura di, di assoluto rilievo per... Per la nostra letteratura, per la nostra lingua. Quindi io a questo punto ricordo il titolo di questo saggio, che è Intorno a Boccaccio, Boccaccio e in Dintorni 2020, che contiene gli atti del seminario internazionale di studi tenuto a Certaldo Alta, caso di Giovanni Boccaccio il 10-11 settembre del 2020 pubblicato da poco da FUP Firenze University Press e curato dalla professoressa Giovanna Frosini. E ricordo, come ha anche anticipato la professoressa, che se andate sul sito della FUP potete, volendo, potete scaricarlo in formato PDF. Quindi le informazioni sono state date tutte. Io la ringrazio tantissimo di aver accettato il nostro invito. Grazie a lei, è stato veramente un piacere e spero che, insomma, anche molti, eh, in particolare molti giovani insomma, studiosi che affrontano. La letteratura medievale, la letteratura antica, eh, si possano essere anche incuriositi e possano desiderare di avvicinarsi allo studio di Boccaccio. C'è moltissimo da studiare e, dal mio punto di vista, come lei diceva giustamente, devo dire, moltissimo da studiare, da capire, eh, proprio de, del lessico, della ricchezza straordinaria, della vivacità della lingua di Boccaccio. Magnifico. Quindi, grazie ancora. Ricordo a grazie. tutti i nostri video ascoltatori di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org, dove troverete questa video presentazione insieme a tutte le altre. e Arrivederci alla prossima video presentazione. Grazie. Grazie a lei.